Il mal di schiena parte già dal mattino. Tante volte veniamo contattati per sapere cosa bisogna fare quando uno si alza dal letto, ha passato una notte chiaramente su dei materassi che spesso vanno un po' verificati e anche su dei cuscini che vanno un pochino verificati. Però il primo approccio con il mal di schiena avviene sempre la mattina. Allora, io vi faccio un esempio. Immaginate come se io fossi su un letto, sono sdraiato. Mattino mi sveglio e la prima sensazione che ho è la sensazione di pesantezza sui lombari. Allora, innanzitutto dedicare, sono cose che puoi dedicare, il mattino veramente ci vuole forse un minuto, prendi tanta aria e cerchi innanzitutto di fare respirazione con il diaframma. Poi posizione così supina, porti il ginocchio al petto, tendi l'altra coscia e cerchi sempre di fare respiri con il diaframma, costringendo il ginocchio al petto. Uguale lo fai dall'altra parte. Poi, un altro esercizio, porti il ginocchio verticale e piano piano lo costringi, tenendo il braccio leggermente verso l'esterno, costringendo il ginocchio sulla parte opposta, in modo che così stiri tutta la muscolatura propria del gluteo insieme a quella dei lombari. Anche qui fai sempre esercizi di respirazione. È importantissima la respirazione, io lo dico sempre, respirazione preferibilmente usando la pancia. Prendi aria, dilati la pancia e così movimenti il diaframma. Poi stessa cosa, la fai con tutte e due le cosce, forzi le ginocchia al petto, cerca di avvicinare la fronte alle ginocchia e poi te li appoggi e spingi con i gomiti a terra, con la testa sul cuscino e vai in leggero arco lombare. Dopodiché, per uscire dalla posizione supina sul letto, ti metti sempre sul decubito laterale. Ti appoggi con la mano, spingi con il gomito e ti metti seduto sul bordo del letto, preferibilmente sul margine esterno. Anche qua, non alzarti subito in piedi, prendi tanta aria, cerchi di dilatare la pancia e poi fai delle torsioni, le fai addirittura anche accavallando la gamba e fai delle torsioni. Poi cerchi di spingere i lombari in avanti facendo leva con le mani sulle ginocchia, pulsi i lombari avanti. E pulsi lombari indietro. Poi ribadisci l'esercizio che hai fatto anche sdraiato sul letto, costringi il ginocchio al petto spingendo i lombari in avanti, lo fai chiaramente anche dall'altra parte, poi allungati, tendi le braccia verso l'alto, movimenta un pochettino anche il collo e poi delicatamente ti alzi e te ne vai. Questa è una porzione, un qualche cosa che puoi fare appena ti alzi dal letto. Poi chiaramente a seguire. Se purtroppo uno ha il tempo per poterlo fare, ti metti per terra, ti fai degli esercizi per l'addome, ti fai esercizi per le lombari che poi ti farò vedere, praticamente a seguire questo che hai fatto di mattina. Ciao!